Un altro bagno di folla per Benedetto XVI, che ha passato la giornata di sabato nella città messicana di Guanajuato, dove ha tra l'altro incontrato il presidente Felipe Calderón. Nella Plaza de la Paz il pontefice ha lanciato un appello per la pace contro le violenze e si è rivolto in particolare ai bambini che più ancora degli adulti sopportano il peso della sofferenza, dell'abbandono e della povertà. Ma proprio il tema degli abusi subiti dai minori, abusi che spesso hanno visto come protagonisti uomini del clero cattolico, è venuto a turbare la visita papale. A far discutere il silenzio della delegazione vaticana che non ha risposto alla richiesta di un incontro con il Papa avanzato dalle vittime di abusi sessuali. Ieri a León è stato anche presentato il libro Denuncia che accusa il Vaticano di aver coperto gli atti di pedofilia compiuti dal fondatore della Congregazione dei Legionari di Cristo, Marcial Massel. La Chiesa ha coperto e insabbiato la vicenda, ha spiegato uno degli autori. Massel, che è morto nel 2008, venne fortemente sostenuto da Giovanni Paolo II. Solo nel 2006 Benedetto XVI gli chiese di ritirarsi, invitandolo alla preghiera e alla penitenza.